Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video. Questa cos'è? La bottiglia di Watch Dogs. Secondo episodio di Watch Dogs, signori. Allora, esci dalla stanza del motel, andiamo subito, via di corsa. Senza... ok, ho sbagliato. Esci. Ho acquisito una nuova arma, signori. Quindi adesso la rimettiamo dentro, magari. No, fanno la gara di speed. Allora, signori, io andrei a fare qualche missione della campagna, così ci teniamo un po' in forma. E poi più avanti, per farti consegnare un veicolo, accedi al tuo smartphone, seleziona l'app auto richiesta, sblocca i veicoli da acquistare guidandoli o hackerando i civili, acquista i veicoli direttamente dall'app auto a richiesta, non disponibile durante le missioni. Allora, signori, io andrei a fare ancora qualche missione della storia principale, poi magari ogni tanto ci concentreremo anche su comunque le missioni secondarie. Mi sembra comunque giusto anche dare importanza anche alle missioni secondarie per farvele vedere. Adesso proseguiamo e arriviamo a destinazione. Ok, iniziamo la missione Grande Fratello. Forza. Ok, raggiungiamo, unisciti alla festa, quindi andiamo in casa praticamente. Gruppo sanguigno AB negativo. Mi dice anche il gruppo sanguigno. Ok, devo entrare da dietro. Perfetto. Entriamo da dietro. Ci siamo. Quanti anni hai? 10. Secondo me ne hai 9. Sono 10. 9. 10. 9. 10. Beh, allora vuol dire che ti becchi 10 solletichi di compleanno. Cosa? 1, 2, 3, 4, 5. Sì, lei è sua mamma, Dio buono. Sembra mia sorella, cazzo. E 10. Resta qui. Dopo un anno tu arrivi. Tardi. Sì, mi dispiace, Nick. Davvero. Vieni qui. Fatti un po' guardare. Sono un gran figo. Sei invecchiato. Ma anche lei, molto bene, molto bene. Grazie mille. Il suo primo compleanno senza Lena. Come sta? Continua a parlare solo con me. Yolanda dice che in questo modo riesce a mantenere il controllo. Yolanda? La terapista. Lo sta aiutando. E funziona. Ci vuole tempo. Ma chi parla? Credi di nasconderti dietro un numero privato? Ti stai divertendo, non è vero? Ma vedrai... Senti, la polizia rintraccerà la chiamata. So dove abiti. Hai chiuso a chiave la porta di casa. Ma chi parla? Che diavolo vuoi? Ti senti al sicuro, Nikki? Oh, merda. Chi era? Nessuno, uno scherzo idiota, capita. Secondo te è resistente? Hai riconosciuto la voce? Cristo, Aiden, lascia stare, ok? Ok, quello vuole entrare qui dentro. Tu che ne sai di cosa vuole fare? Stai controllando le porte. Senti, posso gestirmela da sola, non ci serve il tuo aiuto. Nikki, io posso rintracciarlo. Ok, senti, Aiden, Dio, non sei cambiato affatto. Non ci serve il tuo aiuto, smetti di voler risolvere i nostri problemi. Ogni volta che ci provi, peggiori solo le cose. Bene. Meglio che vada. Sì, direi che è una buona idea. Ok. Le è grosse e fai gli scherzi. Vediamo se ti senti al sicuro dopo che ti ho rintracciato. Perfetto, come faccio? Eccoti. Chiamata cellulare rintracciata. Perfetto. Merda, si sta muovendo. Entra. Neutralizza. Andiamo a prenderla, signori. Guarda quanto cazzo di traffico c'è. La mia famiglia è minacciata. Ho preso una macchina di merda.
No, ma ci siamo. Stiamo su sempre sul pezzo. Sempre sul cazzo di pezzo. Ho fatto schiantare? No, magari. Mi sono schiantato io, porco due. In ogni fottuto gioco però le macchine si mettono sempre in mezzo ai coglioni. Ok, ce dovrei aver fatta, no? Sblocca, c'è... Corri. Non riesco a beccarlo. Dai, forza. Ok, anche il telefono di chi ha chiamato per ottenere delle risposte. Perfetto, ci siamo. Forse non dovevo ucciderlo, chi se ne frega. Ok. Sono d'accordo. Pazzo, tutti questi soldi solo per fare uno scherzo al telefono. Nicky Pierce, eh? Le dirò delle serrature e di suo figlio. Ma questo non è affatto giusto. È questo il punto. Hanno pagato questo stronzo per spaventare Nicky. Chi pagherebbe per una cosa simile? Ah, guarda, non ne ho la più pallida idea. Però la città è una gran figata. Come andiamo, Koltezek? Mi servono gli hack del CTOS. Ci sto provando. Ti stanno valutando. Dammi tempo. Ok, allora devi aiutarmi. Puoi tracciare una chiamata. Voglio questa macchina. Per il mio miglior cliente, certo. Aspetta, che sto cercando? Un tizio che ha minacciato la mia famiglia. Dimmi chi è che lo manca. Molto bella questa. La chiamata è stata fatta dal quartiere Loop. Ma non so dirti altro. Ok. La città è fantastica, ragazzi. La città è veramente stupenda. Ok, andiamo a fare questa missioncina qua. Dato che ci siamo vicini. Oh, ma dai, coglione. Tua madre. Se il CTOS raddoppia le guardie, io raddoppio le armi. Perfetto. Bella giornata, eh? Sì, grazie. Allora, fucili d'assalto. Però io direi che questo fucile d'assalto, fucile di precisione, no. Lanciagranate, no. Mitra. Allora, innanzitutto, fucile d'assalto. Questo poco ma sicuro. Magari questo qui. Perfetto. Acquista. Ok, abbiamo acquistato un'arma. Andiamo. Mi piace molto anche la mappa. Ok. Andiamo a completare la missione. Passiamo da qua, voilà. Ok, da dove entriamo adesso? Trovato! Ma la sicurezza non scherza. Devo accedere. Troverò chi minaccia la mia famiglia. Ok, vediamo cosa riusciamo a trovare. Allora, signori. Se io entro di qua, là c'è una telecamera. Vediamo se riesco a scansionare. Vediamo se da sta telecamera riesco a trovare qualcosa di più interessante. Uccisione criminale, questi qua? Non riesco ad hackerarli. Porca puttana. Sto facendo delle gran stragi. Ok, vediamo se qua dall'interno riesco a trovare qualcosa. In possesso di passaporti falsi. Uccido? No. Ok, devo trovare una guardia. Io sto uccidendo tutti praticamente, lo dico. Ok, l'ho trovata. Non abbassate la guardia. Ok, l'ho trovata, è quella là. L'ho trovata, però adesso io sono in una telecamera praticamente una GoPro attaccata. Ok. Ok, guarda, uso il codice d'accesso per arrivare ai server. Perfetto, ce la sto facendo. E mo? Ok, ci siamo arrivati, no? Ok, sono...
Ora devo girare questo per arrivare al server. Ok, ce l'ho fatta per ora. Ora questo qui sembra rotto, no? No, deve prenderlo. Gira qua, gira qua, gira qua. Su, su. Ok, mi piace molto questa fase di hackeraggio così. Beh, quindi io posso anche andare all'interno della vita dei cittadini privati. Ok. Cioè, nel CTOS. Di già. Sto guardando la rete proprio ora. Adesso puoi accedere. E posso farlo anche io. Cosa ho fatto? Ho dovuto hackerare una guardia per entrare nel sistema. Ho hackerato una guardia che aveva il codice per entrare nel sistema e guardare chi ha fatto la chiamata. Tieni d'occhio il traffico online. Potrebbero esserci dei fixer. Se io li vedo, loro vedono me. Ok, devo andare. Io ho fatto abbastanza. Ok, vai, via, 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 via. Abbandoniamo l'area. Via, 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 via. Ok. Anche questa missione è andata. Accesso al quartiere sbloccato. Mi stanno telefonando. Punto abilità ottenuto. Perfetto, andiamo a vedere dove potrei metterlo. Ma io guardate, io aspetterei un attimo a mettere i punti abilità. Assolutamente sì. Assolutamente sì, siamo noi i migliori autisti di Chicago. Non si vede? Guarda qua, porca puttana. Non sono ancora stato capace di non colpire niente. Eccomi, eccomi. Inizia la missione, forza. Ma cazzo, un fixer. Ho fatto troppo rumore nel loop. Mi ha trovato. E ora devo trovarlo anch'io. Trova Twix the Top. Hacking online, essere hackerati. Un fixer rivale ha accettato un hacking online per il quale deve rubarti delle informazioni. Trova il fixer che ti sta hackerando. Potrebbe essere sopra o sotto di te, nascosto su un tetto, in un veicolo o nella folla. Profila chiunque sospetti sia l'hacker. Ok. Merda, devo trovarlo. Ok, ristretto. Questo. Eccoti. Oh, ora sei mio. L'ho trovato. Andiamo a prenderlo. Uccidi l'hacker in fuga prima che scappi. Ah, uccidi proprio? Corri, piglia la macchina. Piglia una cazzo di arma. È di macchina. Veloce, 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 veloce. C'è qualcuno che sta sparando. Aiuto, vi prego. No, vaffanculo, testa di cazzo. Potevi aspettare. Quindi io posso anche essere hackerato indietro. Puttana merda. Boom. Boom. Beh, dai. Andiamo a prenderlo, andiamo a prenderlo. Bada bim. Ok, perfetto. Chiudi. Ok. La polizia è all'inseguimento. Oh, porca merda. Oh, merda, 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 merda. Fuggi, 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 fuggi Aiden, fuggi Aiden. Fuggi Aiden. Cazzo, questi vanno. Fammi hackerare qualcosa. Ok, ora. Ci siamo? Forza ancora, quei semafori. Bisogna inventarsi qualcosa. Qui la giro, qui la giro. Fai partire, fai partire, fai partire, fai partire. Dai che sono schiantati. Ma dove voglio andare questa cazzo di macchina? Oh, che bordello che ho combinato. Forza. Forza scappa, Aiden. Forza scappa, Aiden. Forza scappa, Aiden. Forza adesso. A questo è il momento. Forza, qua bisogna scappare, ragazzi. Qua bisogna farsela. Darsela gambe. Forza, questo è il momento. Non possono andare così cazzo veloci, però. Forza che ci siamo. Forza che mi hanno perso. Fuga riuscita. Bravo io. Attenzione di qualcuno. I fixer sono in azione. Lavorano a contratto. Ok signori, io direi che possiamo chiuderla qui. Vi farò vedere comunque un altro po' di qualche missione, un po' così, un po' strana. Il gioco mi sta piacendo veramente molto.
Chicago mi piace, la polizia è tosta, guardate qua, diluvia, quindi c'è anche il cambio temporale. Intanto io mi sto cercando comunque un hacker da hackerare, appunto. Bisogna prenderci un po' la mano, ci sono molte cose da fare, ma mi sto divertendo. Zero contratti, va bene, non ho trovato nessuno. Sarà molto difficile farci una serie, perché comunque è molto dispersivo, dovrei tagliare davvero davvero tanto. Comunque qualche video così a scazzo lo farò. Signori, noi ci vediamo al prossimo video, andremo da Jordi e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi. In questi lavori bisogna sempre evitare la polizia.